Ciao a tutti ragazzi, siamo su Resident Evil 7. Io non ci ho mai giocato, ho solo visto qualche spezzone di gameplay su YouTube, ma iniziamo questa avventura assieme stavolta. Allora, andiamo su nuova partita. Andiamo su normale. Sì, normale. Vediamo che ne esce fuori. Amore, beh, ecco, volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto. Oh, indovina un po'? Sarò di ritorno a casa molto presto, evviva! Oh, non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter e di tornare dal mio amato marito. Mi manchi tanto. Ora devo tornare al lavoro. Sappi che ti amo, Ethan, mi manchi molto. Ti mando un mare di baci, ti amo tanto. Ciao, amore. Guarda che fine ha fatto questo. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma quello che posso dirti è che se troverai questo, stanne lontano. Ha qualche rotella fuori posto, sicuramente. Ehi, sono Ethan. Sei sparito l'altra sera. Sì, va tutto bene, però Mia non è morta, lei è viva, è tornata. L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo so, ma è tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. Forse è uno scherzo. Vuole che la raggiunga. Ma lei dov'è? Ma sta Dalvey. zitto, dove sei? Dalvey, Louisiana. Lo Merda, ma sono passati 3 anni. so, ma se invece fosse davvero lei, voglio scoprire qualcosa in più. Guardati intorno. Ok, ci siamo. Questo è il posto. Se la foresta proibita di Harry Potter, soltanto. Vabbè, poi seguiamo. Le zanzare. Ma che bella villetta. Premi per guardare l'obiettivo. Vabbè, la mappa questa. Abbastanza macabro. Ovviamente chiuso. Vabbè, andiamo di qua. C'è una macchina abbandonata. Che ci possa interessare. Unisciti a noi. Unisciti a noi. Ma guarda, sicuramente voi. Accetta il suo dono. Proseguiamo il percorso. Ma chi è questo? Ah, forse ho capito chi è. Matteo! Andiamo avanti, dai. Cos'è, una palude questa? Vediamo chi c'è.
vediamo cosa ci attende. Che cosa sono queste cose? Penso di cavalli, sono zoccoli, accovacciati. Pezzi di cadavere, di cavallo. Adesso mi comandi alzi. Andiamo avanti. Sono dei corvi morti. La caccia di corvi quello. E abbiamo fatto. Abbiamo scavalcato. Vediamo, si può giocare. Vabbè, ci giochiamo una volta che andiamo a vedere cosa va a finire. Ma è quasi niente. Si è chiusa da sola. Ma è tipico dei giochi horror. Ovviamente non si aprirà. Cazzo! Andiamo avanti. Questa è la parte della demo. Non so se ve lo ricordate. C'era questa parte qui, sospezzone. Con dei cameraman. Ah, questa è la tavola già apparecchiata. Ah, cazzo! No, vabbè, cazzo! Ora si può mangiare. Le foto. Mia, non c'è niente. Vabbè, diciamo se esce qualcosa di qua nel mondo esterno, altro che coronavirus. Un'altra pandemia si scatena. Frigorifero. Vediamo che c'è di buono. Non c'è tanto niente. C'è qualche quadro. Non c'è più niente. Vediamo che c'è qua. Un Nizza. Saliamo sopra. Interruttore della luce, vediamo se funziona. Non funziona. Una cassetta, filmato casa abbandonata. E questo dovrebbe essere infatti il salvataggio. Vabbè, salviamo che sia per no. Non vorrei che magari qualcuno ci sbuca dalle spalle. Ci ammazza. Ancora prima di iniziare. C'è qui. C'è uno sgabuzzino, niente. Ah, e ci siamo nella famosa stanzetta della demo. Ci sono un paio di foto. Che cosa è mia questa? Forse è pure un pedofilo questo qua. No, pianoforte. Che non sei bravo a suonare. Te l'ha fatto capire quello. Ah, la foto della famiglia. I proprietari. Proprio si vede che gente strana sono. Ah, e questa è la famosa leva sotto il camino. Io la demo ci ho giocato, ragazzi. Però dopo la demo non, diciamo, preso più in mano il gioco. Ho giocato altro. Vabbè, dico, non cambia niente. Ci giochiamo adesso. Vediamo qua. Clancy Yavis. Casa abbandonata. 2017. Quando è uscito il gioco, praticamente.
Boh! Ma dove l'hai trovato? C'è un taglio, Pete. Ehi, lavoro coi professionisti. A proposito, camera, controlla che l'audio funzioni. Non voglio un nuovo Mario. Ma è una storia di 2 anni fa. E non mi doppio. Questi sono quelli della demo, ovviamente. Andiamo avanti con quello nuovo. Vediamo che succede. Non mi piace. Ancora? Non ti stupire se dovremo rimpiazzarlo. Anche se già sapete, so. Piano B. Sta accadendo qua. Apriamo, filmiamo l'inferno e poi parte l'intro. Come sempre, insomma. Però, di il nome del programma stavolta. Tranquillo. Stasera su Air Gators, un altro posto del cazzo inutile. Felice? Deliziato. Siamo pronti? Che fai? Ci stai ripensando? Fatti da parte. E questo è un segno. Datelo. È chiusa. Che fate una brutta fine voi. Dopo di te. Voi pure in camera, penso che... Allora perché? Siamo scesi all'inferno? Ti prepari mai? Cosa abbiamo? Casa schifosa? Rumori strani? È stregata? Che cazzo? Ero un presentatore io. Sostituto, Pete. Sostituto. Cosa? Nulla. Ma, se tanto questi... Era meglio che andavano a girare cos'altro. Una fattoria abbandonata, una famiglia scomparsa, che forse è un delitto. Il solito. Da quanto hai detto che è abbandonato? 3 anni. Si può fare. Clancy, filma questo. Ottimo inserto. Vediamo. Quindi, questi contadinotti scompaiono. I Baker, non dei contadinotti. Jack e Marguerite Baker. Marguerite. Gente tranquilla, non arretrata. Girano brutte voci sul figlio, Lucas. La pecora nera. No, c'è sempre una... Ma merda! Sapevo di dovermi mettere le altre. C'è niente. Guardate quello che fino merda. A fatto, sparito. Mi sono vaccinato. Comunque... È un gran bello sfondo. Senti di fantasma. Andre, che dici? Che fine ha fatto Andre? Andre? Questo è qua dentro. Andre! Non c'è. Andre! Ehi, Clancy, hai visto Andre? È andato da questa parte. Oh, cazzo, non posso crederci. Non lavorerò mai più con lui. Alla fine i produttori vanno e vengono. Chissà che fine. Un buon cameraman fatto, come te? Resta vicino. Chissà proprio che fine ha fatto. Cos'è stato? Sentito? Vai, apri la porta. Apri. Te lo dico io, non c'è nessuno. Andre! Dove cazzo è? Andre, dove sei? Però poi vorrei capire come ha fatto a trovare quella manovella qua sotto. Volevo capire, giusto per trovare questo pezzo di cosa piccolino qua sotto. È un cazzo di scherzo. Facciamo così. Troviamo Andre e poi ce ne andiamo. Fanculo lo show. Direi. Che per forza ci devo andare qua sotto. Prima tu. Riprendimi tipo eroe mentre scendo. Vabbè, certo. Allora vai pure. Ma ne sei sicuro? Ma lui non può scendere. Vabbè, questa volta mi sacrifico, dai.
Che ha la telecamera in mano questo? Come fa? Dove ce l'ha attaccata alle spalle? Che cosa vedi? Che cos'è? Ai. E se vado da questa parte? Non si ci può andare. Brutta fine ha fatto. E là c'è il nostro proprietario. Beh, mi sembra giusto, dico. Si sono infilati così dentro la sua casa. Cristo! E qui è finita la... Il filmino è finito. Un bel filmino da riprendere, in effetti. Però ovviamente lui sa di questa manovella. Vabbè, la tiriamo. E vediamo che è successo. Anche se credo che... Aveva pulito tutte le cose, aveva pulito, forse. No, lo dico io, boh. Ma come fa questo a scendere sapendo che c'è molto qualcuno qui? Pronto. Iniziamo bene. Dannazione! Sono rotto, vabbè, non succede niente. Ah. E questo è il famoso tubo. Non l'ho riparato. C'è niente qua. Proseguiamo. Questa cos'è? È una piscina. C'è anche una piscina. Immagina fare un odore stacco. Una palude dentro casa. Andiamo avanti. Ah, sicuro che non è una casa di Shrek. Quanto che abbiamo la nostra casa. È quello di prima. L'ha buttato così qua sotto. Oh, non si cammina, non cammina. Ah, di qua. C'è questo così. L'ha buttato qua sotto. Come se niente fosse. Tutta fine ha fatto. E l'altro che fine ha fatto invece quello sopra la scala? Dove sono siringhe? Ah, c'è una cella qui. Ah, c'è... dovrebbe essere mia quella. Boh. Vediamo cosa c'è scritto. Tunnel, trasformata. Mutata, deceduta, mutata, deceduta. Mia invece non... non spunta niente su di lei. Ah, oh, una tronchesi. Per rompere le catene mi sa tanto. Mia. Ma infatti è lei. Ah, rompiamo le catene. E l'abbiamo... E siamo arrivati. A destinazione. Mia, per fortuna sei viva. Sono io, sono Ethan. Ethan? Ethan! Ehi, stai bene? Tu non dovresti essere qui. Ma che vuoi dire? Che mi hai contattato tu? No, non sono stata io. Sono stata per lei. O forse... Ecco, non era tu, non eri qualcuno tu. Ti ha visto entrare. Lui ti ha visto. Lui? Ma c'è qualcun altro. Che diavolo succede qui? Sta arrivando papà. Dobbiamo andarcene. Papà? Dobbiamo andarcene adesso. Papà. Dove mi porti? In un posto sicuro. Vuoi dirmi cosa sta succedendo?
E ti ho creduta morta per 3 anni. 3 anni? Sei sicuro di quello che dici? Ma poco tempo è passato. E chi è suo padre, questo? Boo. Che posto è mai questo? Che ti hanno fatto? Non adesso. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Forse da questa parte. Andiamo. Che cosa sono queste cose? Sa tanto che giocava alla Lego di Lurgo. Sto proprietario di sta casa. C'è un ospedale. Mia, noi dobbiamo parlare. Il messaggio che hai mandato. Credimi, quello non ero io. Ma l'hai fatto. Non sono stata io. Ok, d'accordo. Ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, giuro. È doppia personalità questa, come Split. Dobbiamo andare di qua. Mi si vedono i sacchetti. Delle paia di scarpe. Abbastanza pulito sto proprietario. Mia, sai dove stiamo andando? Qui la famiglia mi passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. Questa è diventata così allora. Cioè, mangiavo fittuso. Non dire altro. No, andiamo avanti, vediamo cosa c'è qua dietro. Lì, è proprio lì. Che è il papà? È questa. Ricordo la stanza. Ci c'è un'altra porta. Ne sono sicura. La stanza di questa non mi non fido. Non c'è più. È sparita. È sparita. Ecco, ci siamo. Saremo una famiglia. Ora che tu sei qui. Che dove l'ha tirato? Sono sicura che ci sia un'altra porta. Proprio pazza a dire poco, eh? Cos'è questo? Chi è? La vecchia. Chi è? Ma papà, c'è la nonna qua. Tutta la famiglia. Una bella famiglia. Stop, no, lasciami stare! Che è successo? Ma che cavolo succede? Quello lì è stato. C'è una bambola. Ci dobbiamo andare per forza. Andiamoci. Ci sono delle scale. Bellissime queste scale. Queste devo vedere per casa mia. Dove sono belle. Le scale male. Ah, e qua siamo in un'altra parte della casa. Non c'è niente. C'è il telefono qua. Ovviamente sicuramente non funziona la corrente. Ma infatti non c'è proprio linea. Vediamo cosa c'è qui. Mappa casa ospite. Che ospite? Ma chi deve venire qui? Nel bagno. Ma andiamo avanti. Ci serve sta mappa per il momento. Ah, il medikit. Soluzione medica. Tipico del Resident Evil. Proviamo.
sicuro ci devo andare. C'è qualcuno che ci aspetta. Ci muoviamo piano. Ma che è mia questa? L'avevo detto. L'avevo detto che la messa stava dove lo era. Non ammazzare. Mia, aspetta, aspetta! Questo non penso che sia una persona a questo. Tutto tagliato. Cioè non ci credo avrebbe un medico in silenzio. Sicuro. Riesco a sentirla. Io riesco a sentirla lottare dentro il mio corpo. Vattene via. Lasciami stare. Questa è come Split praticamente. Ah, 10 personalità assieme. Sono stata cattiva. No, pazza da legare questo. È proprio pazzo. Usa la soluzione medica. Se può, sei guarito. Cioè non c'è più il pittoso in mano. Non c'è più, e ora che dobbiamo fare? Ma che cos'è? Adesso è posseduto. Vattene! È super potente. Va via! Lascia un accio. Non accetto. Ma questa la battaglia invece di più. Oh, easy. Le parti più belle sono queste. Ma immagino che questo ancora non morirà. Tutti sti cosi. Però non muore. Dai, macinala tu. È tornata normale. Ma te ne sei pentito ora? Che ti spittuccia tutto. No, è morto. Sembra morto. Cioè non ci credo che si alza di nuovo. Sono un telefono. Non c'è niente. E lì. Boh. Ora c'è la linea. Sarà qualche call center. Lo prendiamo? No. Vediamo. Non saresti dovuto venire qui. Chi sei? E che cazzo succede? L'avevo detto. Mi chiamo Zoe. Forse puoi uscire dall'attico. Attico. Adesso vai. Subito. Ma io così stavo a casa sua. Cancella però la videochiamata, quello che era. Così stavo a casa. Tanti, 3 anni sono passati, no? E invece, cioè... Ma che è? Si è alzata! È ancora viva, Non c'è più sangue, tutta cosa ha pulito pure. C'è un 2 minuti che sono stato, ma manco 2 minuti. Dall'altra parte. Mia? Ah, è qua il sangue. Ma non era morta qui? Boh. Andiamo, lascio. Oggetto equipaggiato. Ah, si sta curando. Era ancora un po' insanguinato. Vabbè ragazzi, per questa parte finisce qui. Lasciate un like se volete che continui il video. Niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.